Ciao a tutti ragazzi, ebbene sì, sono tornato dopo 2 anni, letteralmente 2 anni, con un long video, perché quello che sto per dirvi è una novità che mi ha cambiato la vita. Ma partiamo dal principio, forse non tutti lo sanno, io sono un ragazzo con disabilità, sono affetto da paralisi cerebrale infantile e questa cosa non mi permette ancora a 24 anni di camminare autonomamente, quindi volevo avere una novità nella vita che mi facesse provare quel brivido. E allora ho pensato, perché non prendere la patente? Riassumendo il mio iter patente è stato questo. Ho cercato di capire come avrei potuto fare, quindi ho fatto una visita al mio fisiatra che mi è in cura da quando sono piccolo, mi sono sottoposto a una visita in commissione medica per poi iscrivermi a scuola guida, ho fatto il primo esame di teoria il 28 giugno del 2021, in cui sono stato promosso, alla pratica la prima volta il 17 dicembre 2022 sono stato bocciato, e poi ci ho riprovato il 6 maggio 2022, riuscendo finalmente a conseguire la patente BS. C'è anche un'altra cosa molto importante da dire. Io con la prima bocciatura avrei potuto veramente sconfortarmi, dire ok, ho paura, ho ansia, sono stato bocciato per i parcheggi, che era il mio punto debole, quindi non supererò mai questa cosa, oppure potevo riprovarci. Ragazzi, io ovviamente ci ho riprovato, perché riprovarci, ricordatevi sempre nella vita, vi do questo segreto, è l'unico modo in cui possiamo vincere e davvero arrivare alla realizzazione dei nostri sogni. E ora vi vorrei lasciare dei frame, ok, di video di quel 6 maggio 2022 in cui, come leggete nel titolo, io ho imparato a camminare. A me viene a vomitare, pensa tu. Rido per non piangere. Siamo anche messi. Agra. Lo stai aspettando? Sono agitata? Chissà lui, amore mio. Avrò anche fatto serata fino a 2 ore fa, ma secondo me la prende. Ti aspettiamo, Ricky. Non riesco a capire. Sì. Non ci credo. Sapevo che ce l'avresti fatto. Questi video, ragazzi, sono la prova che con le persone giuste i nostri obiettivi possono diventare sogni realizzati prima di quanto crediamo. Si può guidare anche avendo molti tipi di disabilità. E ora vi mostro come questo, nel mio caso, è possibile. Benvenuti nella mia macchina, la mia è una Golf G7 Turbo Diesel. Allora, io guido grazie a questo, che è l'acceleratore manuale, questo secondo volantino, a questa leva freno manuale con tanto di clacson incorporato qui sotto, questo che è il cambio, ovviamente nel mio caso automatico, e raga, così, queste 3 cose mi hanno cambiato la vita. Io spero che l'obiettivo di questo video sia stato raggiunto, ossia farvi capire che anche se avete una disabilità molto probabilmente potete guidare, perché si può guidare con tantissimi tipi di disabilità, basta soltanto trovare il percorso giusto e le automazioni che fanno al caso vostro. Spero inoltre di avervi fatto capire di non sottovalutare mai le vostre capacità, perché dentro ognuno di noi c'è tutto quello che ci serve per vincere tutte le sfide che la vita ci presenta. Quindi ragazzi, credeteci sempre. Se avete domande, curiosità, qualsiasi cosa, vi aspetto negli altri social o nei commenti. Ciao ragazzi!